Facciamo i Sabaku no Maiku della situazione, esploriamo. Allora, questa scuola cosa potrà mai significare? Perché qui c'è una lavagna? Probabilmente è dove l'insegnante scrive tutti gli appunti che gli alunni devono prendere, ma sui banchi non ci sono fogli. Cosa significa? Mammato. Anche. Perché non esistono i panini senza pane? Questa è una bella domanda. Esistono i panini fatti di solo pane. O esistono i panini fatti solo di panini? Panini! Il frizzantone. No, è acqua naturale, mi dispiace. Quanto è bello avere Farfetch come maestro che appena fai qualcosa di sbagliato ti picchia col suo gambo. Con il gango. Gengu. Gongo. È arrivata la caffettiera! Dobbiamo far ridere Ale in qualche modo. Despacito 2 quando? Ale? Despacito 2. Non riuscirete a farmi ridere. Ehi, Ale? Sei mutata. Secondo me sta ridere. Secondo me sta ridendo. Ieri Sakurai ha detto Despacito 2 Shindeiru. Paco, hai mai pensato di non appartenere a questo mondo? Sì. In realtà sono un alieno, ragazzi. Descrivici il tuo mondo, Paok. Non posso, è troppo metafisico per essere descritto. Raga, la macchina delle battute si è rotta. Scusate. Ve lo dico io. Vi dico solo che fa schifo. Paco arriva dal pianeta scarso e praticamente... Ah, che fantasia. È scappato perché sul suo pianeta... Praticamente c'è una guerra e praticamente ci sono i bosniaci che vogliono bruciare tutti i pachi e quindi adesso fanno gli immigrati e si vanno sui barconi spaziali per scappare dalla guerra. Narraci delle tue imprese. No, Ale, si è mutata. Ale! XD. Ale, non sei capace a suonare, a meno che tu non devi andare. A suonare le canzoni. Io suono con le cose. Così Ale, come io scarico una musica. Certo, Ale è il nostro jukebox. Ale è la nostra caffettiera al massimo. No, ogni giorno Ale setta un accordo diverso. Ogni giorno Ale si sveglia e sa che dovrà fare la jukebox. Eccola che parte. Aspettate, stavo leggendo dei commenti e poi mi avete fatto ridere. Se il prossimo presidente del consiglio venisse eletto fra i personaggi di fantasia, per chi voteresti? O per Oka? Bug up. Ale? Cosa vuoi? Perché? No, c'è una domanda bellissima. Di Paco come presidente? No! Quanti peni eri alto, Paco, ieri? Prova ad immaginare... Quanti peni è il tuo Paco? Queste pause lunghissime in cui non si sente niente se non me che dico cazzate per riempire il vuoto creato da me stesso. Hai capito il trucco? Hai capito l'infamata? Te pensi, te credi, e invece? Perché non è che qua, non è che poi, perché te dici, e te sai, e te lo sai, inutile che fai finta che non lo sai, perché te lo sai, io lo so, lo sa, gli altri lo sanno, sanno tutti, però qui poi non fa mai un cazzo nessuno, sanno, dicono e non si fa mai un cazzo. Capito, no? Sì, ho capito.